Ciao ragazzi, sempre, vabbè, ormai mi conoscete, sono Wanè, oggi vi insegnerò il Superman Freeze. Praticamente io l'ho chiamato così perché più o meno Freeze sarebbe con una mano sotto il corpo e sospeso in aria, quindi la forma più o meno è come Superman così. E allora, io vorrei farvi vedere un po' di tecniche per riuscire a farlo, lo so che vi piace, è bello farlo infatti, però ecco, dovete sopportare un po' di dolore al polso all'inizio. Quello purtroppo è così. Cioè lo dovete sopportare. Non dovete arrendervi. Allora, intanto, scusate, intanto vi faccio vedere il Superman Freeze. Allora, io parto diretto. Da qui appoggio e mi sollevo. Ok? Guardate. Allora, dopo vi dico qual è il trucco dell'equilibrio. Poi metto la mano qua, cioè così. Senza sempre toccare, vedi? Ok? Posso stare anche altro un po', però già comincia il polso a farmi male. Quindi adesso scendo, ne avevo più. Ok, allora, all'inizio fa male un po' il polso, ok? Farete così, così passa un po' il dolore e via. Allora, il trucco. Per impararlo tocca fare così. Allora, la mano qui a 90 gradi, il braccio. 90 gradi, lo andiamo a mettere qui, ok? Proprio qua. Questa è la tecnica, non è troppo dentro. Dovete piano piano troverete la posizione qui, cioè troverete proprio il punto giusto. Allora, da lì che farete? Una volta che avete trovato questo posto facendo così, che lo trovate infatti, poi andiamo a mettere la mano sinistra qua, io lo faccio con la destra, questa qui. Andiamo a mettere la mano questa qui, apro le gambe e vado giù, appoggio, sento dove sto, ok, sto qui, a posto, io ho la posizione, metto la mano qui, ok, e vado giù con la testa, non con la testa, cioè per dire con la testa, ma vado giù col corpo e alzo leggermente le gambe dietro, quindi tu, ok, con due mani. Allora, una volta che avete fatto questo, siete riusciti a farlo, succede dopo che passate all'altro livello. Qual è? Che da qui, sempre la stessa cosa, però adesso mettiamo le dita, non più qua, ma le dita, e fanno questo. E ci appoggiamo non dritti. Cioè, quando noi andiamo appoggiati tutte e due, è una finta. In realtà è un appoggio per darvi equilibrio, ma stiamo soprattutto su questo braccio qui, ok? Siamo un po' inclinati, quindi mettiamo le dita qua e piano piano, una volta trovato l'equilibrio, sollevo. Ecco, una volta che abbiamo sollevato, non è finita lì, come sempre, che tendete di cadere, non trovate l'equilibrio. L'equilibrio è qua, è questo. Le gambe, fate finta che state sull'acqua, in vicino al mare, che praticamente per tenervi a galla dovete muovervi, ok? Quindi è la stessa cosa. Qui equilibrio, le dita mi raccomando aperte, qui per tenervi, e le gambe destro e sinistro per farvi equilibrio. Ora ve lo faccio vedere, guardate bene le gambe infatti. Ok? Guardate le gambe come le muovo un po', non è che le muovo apposta, ma li devo muovere infatti per non cadere, per trovare l'equilibrio. E anche il braccio, mi raccomando, questo pure vi dà, soprattutto anche il braccio vi dà equilibrio. Quindi guardate anche il braccio da qui e ecco, vedete? Mi dà equilibrio. Gambe, mani. E poi dopo, una volta che ho trovato l'equilibrio, la mano non mi serve più e lavoro con le gambe. Ripeto, farà male il polso, però dovete sopportarlo. Chi lo vuole imparare è così. Quindi all'inizio farà male il polso, ripeto un'altra volta, ma non vi preoccupate che dopo un po', cioè, avrete un polso indistruttibile. Quindi mi raccomando, lavorate prima con le mani, tutte e due, andate giù un po' col petto, alzate le gambe, trovate l'equilibrio, poi iniziate con le dita, togliete le dita e cominciate a lavorare. Ok? Quindi mi raccomando, se non riuscite a farlo, perché immagino che voi dopo mi farete le domande, ma perché non riesco a tenermi? Perché
perché non vi inclinate sul braccio destro, il mio il destro, quindi voi potete essere anche del sinistro, comunque sul braccio che c'è stato con la mano, il vostro corpo deve essere un po' inclinato. Poi riguardate quando lo faccio, infatti vedete che sono un po' inclinato, ok? Quindi ve lo faccio per l'ultima volta, che dopo un po' il polso, tra un po' a casa il polso rotto, però vabbè. Allora da qui e ciao ciao.